l'operazione parte un anno e mezzo fa attraverso appunto l'arresto di questo abitante della Valpusteria. Da lì appunto le indagini che hanno individuato numerosissimi target in ambito nazionale e con particolare riguardo alla nostra zona, un paio di contatti di questo soggetto arrestato in Valpusteria sono della zona del Trentino e sono stati perquisiti entrambi in uno dei due casi, avendogli riscontrato la presenza, la detenzione di numeroso e ingente materiale prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori, è stato tratto in arresto ed è tuttora agli arresti domiciliari. Si tratta di un'infermiere, diceva? Di un'infermiere che sta nella zona di Trento.